Om Vishnu Padaye Krishna Vistaye Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Dinamini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachanine Nidrashesha Shunyavati Paskatya Desatarine. Panchakalpata Rubishtha Kripa Sindhu Bhivacha Padiknam Bhavadu Yogaishtha Bhagavad-Gītā says, Yajna Vai Vishnu. La Bhagavad-Gītā dice questo verso. The work has to be done for the pleasure of Vishnu. Il lavoro deve essere fatto per il piacere di Vishnu. I offer my humble obeisances to all the present Vaishnavas. Quindi Maharaj offre I suoi rispetti, I suoi umili rispetti a tutti I Vaishnava presenti. And I request all of you to please take into consideration what Lord Krishna says himself. E richiede a tutti quanti ciò che Krishna dice lui stesso direttamente. Because actually the Bhagavad Gita is in its entirety explaining about work. Perché in definitiva la Bhagavad Gita nella sua interezza parla di lavoro. The Bhagavad Gita speaks about the work of a kshatriya, of Arjuna. La Bhagavad Gita parla del lavoro di uno kshatriya, cioè Arjuna. But in actuality, you can apply the teachings of the Bhagavad Gita to any work. Però in definitiva, nell'attualità, uno può applicare l'insegnamento della Bhagavad Gita in ogni lavoro. There's always some battle going on in this world. C'è sempre qualche battaglia che va avanti in questo mondo. There's always a conflict between the relative and the absolute. E c'è sempre un conflitto fra il relativo e l'assoluto. Like we can analyze a little bit the work of the people in this world are generally to become happy. E se analizziamo bene tutto il lavoro che viene fatto dalla gente in questo mondo è per essere felici. They want to be happy. At any cost, vogliono essere felici a tutti I costi. Sometimes, in order to become happy, qualche volta per diventare felici, they think they have to make somebody else unhappy. Qualche volta per diventare felici, pensano che bisogna rendere infelici qualcun altro. And they don't like that. E non gli piace. But they consider it unavoidable. Però non piace, però qualche volta però è considerato una cosa inevitabile. They justify it before themselves. E se lo giustificano. With different types of justification. Con differenti tipi di giustificazione. But in the end of the day it's like that. Però alla fine dei conti queste cose stanno così. They make many others suffer so that they can have some gain. E fanno soffrire altri in modo da poter ottenere loro un po' di guadagno. Then there's others, they say, okay, I also want to be happy. E allora gli altri dicono, ma anche noi vogliamo essere felici. But I cannot make other people suffer. Però non posso far soffrire gli altri per questo motivo. So I have to find out this type of activity. Quindi io voglio trovare quel tipo di attività which satisfies my ideas. Che soddisfa le mie aspirazioni. But nobody else should really suffer for that. Ma in modo che nessuno debba soffrire per questo. Then there's a third group. Poi c'è un terzo gruppo. They think I want to be happy also. Loro dicono anch'io voglio essere felice. But però I will never be happy. Però non sarò mai felice unless I make others happy. Non sarò mai felice se non rendo felici anche gli altri. So they are going throughout life trying to do things which are beneficial so that they will be benefited by seeing others being benefited. E quindi loro cercano per tutta la vita di fare cose che siano di beneficio per gli altri e questa cosa ritengono che porti beneficio a loro stessi. So they are in the mode of dedication. Loro sono nel sentimento di dedicarsi to the benefit of
them and others. Di devolversi al beneficio proprio e degli altri. And then there's one more type of attitude. E ora c'è, e adesso invece parliamo di un'attitudine ulteriore. It's rather rare to find. È abbastanza raro da trovare. That is those people who want to make others happy, even if that means that they have to be unhappy for doing so. E si tratta delle persone che vogliono rendere felici gli altri anche a costo di essere felici loro stessi. Infelici loro stessi. Grazie. The austerities they may accept. Le austerità, le difficoltà che possono accettare, or the risk they may take for their life, o i rischi che possono assumere anche per la loro vita, to make others happy, tutto ciò per rendere gli altri felici. They are ready to accept this. E loro sono pronti ad accettare tutto ciò. So we can divide here amongst those four different type of men. Quindi noi possiamo fare queste quattro divisioni per quattro tipi di uomini. Now the first thing you have to do, però un'altra cosa che Maharaj vorrebbe dire, think about yourself. Pensate a voi stessi. What category do you belong to? A che categoria appartenete? This is something which we have to reflect. E questo è qualcosa sulla quale uno deve riflettere. And then we should take the Bhagavad Gita. E allora noi dobbiamo prendere la Bhagavad Gita. And find the reasoning of the Bhagavad Gita. E trovare i ragionamenti della Bhagavad Gita. To surrender to the conclusion that Bhagavad Gita arrives at. In modo da arrendersi alle conclusioni della Bhagavad Gita. Basically, di base, the Bhagavad Gita was spoken by the spiritual master to the disciple. Di base, la Bhagavad Gita è un dialogo del maestro spirituale che istruisce il discepolo. If you have any doubt about that, se avete qualche dubbio a proposito di ciò, then please consider when Arjuna accepts Krishna as his guru. Considerate dove Arjuna accetta Krishna come suo maestro spirituale. And as soon as he does that, Krishna gets on his case. E quando Krishna accetta il suo caso, he says, you cosa are, Krishna fa in questo caso? You are lamenting for what is not worthy of lamenting. E la cosa che gli dice, ti lamenti a proposito di ciò che per il quale non vale la pena di lamentarsi. But what is it all about? Però cosa riguarda tutto ciò? It's about the death of family members. Tutto ciò ha a che vedere con la morte e con i membri della famiglia. Of seniors. Degli anziani. It's actually very, very, very difficult subject. È un soggetto molto difficile. But però Krishna makes it clear. Ma Krishna lo rende chiaro. The wise, they do not lament nor about the living, nor about the death. I saggi non si lamentano né per i vivi e né per i morti. The sage understands that there's much more to accomplish than just to be happy here temporarily. I saggi sanno che anche in seguito a tanti sforzi essere felici qui è qualcosa di temporaneo. In other words, Krishna immediately elevates the topic beyond the simple temporary calculation. E per cui Krishna immediatamente eleva l'argomento al di là dei calcoli temporali. And he says, we have to look about the life from a different perspective. E dice, noi dobbiamo guardare da una prospettiva differente, guardare la vita da una prospettiva differente. So in the Bhagavad Gita, Krishna says, you have a right to do your duty, but you have no right to demand that a certain result will come from it. Quindi Krishna dice, tu hai il diritto di compiere il tuo dovere, ma non hai il diritto di reclamare i risultati che questo dovere genera. So in the different descriptions of karma, quindi nelle differenti descrizioni del karma, we find that there's vikarma or sinful reaction. Noi troviamo un principio che è
vikarma, o, e vuol dire anche reazione peccaminosa, disarmò. Actually meant sinful action which brings about sinful reaction. È una reazione disarmonica o peccaminosa che poi porta delle azioni disarmonica che porta reazioni disarmoniche. This is the activity which you do to become happy at the cost of others. Queste sono le è quando uno fa delle attività per essere felice al costo degli altri, a discapito degli altri. That is called vikarma. Questo si chiama vikarma. Karma means action. Karma significa azione. Work. Lavoro. But then there is also some word in the scriptures which is called akarma. Però c'è un termine nella scrittura che è anche che è akarma. Akarma. This type of activity is not done for your personal motivation. Questo tipo di attività viene fatto senza motivazioni egoistiche personali. Which is simply executing some higher duty. E si tratta semplicemente di eseguire qualche alto dovere. Or something which has the sole purpose to satisfy God. O qualcosa che ha il proposito di soddisfare Dio. It may appear to be the same as another activity. E può sembrare esternamente che sia la stessa cosa di un'altra attività, di qualsiasi altra attività. Srila Prabhupada gives a very strong example. Prabhupada dà un esempio molto forte. He said, if a soldier, e lui dice, se un soldato risks his life, rischia la sua vita, and kills another person, e uccide qualcun altro, who presented a great danger for your country, e uccide qualcun altro che dà un grande pericolo alla nazione, then when he comes back, dopo quando torna indietro, he's receiving all honors. Quando torna indietro, lui riceve tutti gli onori. They will declare him a war hero. Lo dichiarano eroe di guerra. But what did he do? Però cosa ha fatto? He killed somebody. Ha ammazzato qualcuno. But when the war is over, però quando la guerra è finita, and the same man, e la stessa persona, goes and kills another person, va fuori e ammazza qualcuno, he gets a jail sentence for the rest of his life. Gli danno l'ergastolo. So, quindi, this is the example of akarma and vikarma. Quindi questo esempio descrive i principi di akarma e vikarma. Because if you act on behalf of a higher purpose, perché se agisci per uno scopo superiore, you will not be judged in the same way. Non sarai giudicato allo stesso modo. As by an ordinary ruling. Non sarai giudicato allo stesso modo con le regole, con le leggi ordinarie. And Yajnavalkya Vai Vishnu means whatever you do, it has to harmonize with the Lord's sweet will. E quindi è necessario armonizzarsi con il dolce volere del Signore. Now the important thing is that the sweet will of the Absolute is not partial. E bisogna capire che la dolce dovere dell'assoluto è imparziale, non è parziale. The Lord is the beneficiary, he is the well-wisher of every living entity. Perché il Signore è colui che vuole il bene di ogni entità vivente. And therefore, if you try to please him, e quindi se voi cercate di compiacerlo, nobody has to be afraid of you. Nessuno deve essere spaventato da voi. But if somebody goes against his sweet will, però se uno invece va contro il suo dolce volere, then the stringent laws of material nature are going to take over. Allora lì hanno il sopravvento le stringenti leggi della natura materiale. That's what Lord Krishna says to Arjuna. E questo è ciò che dice il Signore Krishna ad Arjuna. You can execute your duty and fight in this battlefield. Tu devi puoi eseguire il tuo dovere e combattere nel campo di battaglia. Everything is actually already decided. Tutto in realtà è già deciso. You can simply decide, you do it or you don't do it. Puoi semplicemente decidere, lo faccio o non lo faccio. If you don't do it, it will be done in another way. Se non lo fai, questa cosa sarà compiuta in qualche altro modo. So you can take the glory and do it, or you can
take the blame of not doing it. E quindi puoi ottenere la gloria di averlo fatto o ottenere la vergogna di non averlo fatto. Nevertheless, in ogni caso, in the end of the day, alla fine della giornata, Krishna says to Arjuna, now I've given you all this knowledge, now you have to decide. E Krishna dice ad Arjuna, io ti ho fornito tutte le informazioni, adesso decidi. You must have your own conviction. Tu puoi avere certamente le tue convinzioni. And this is something which is not recognized nowadays. E questa è una cosa che oggi non viene riconosciuta. The need and the right of each individual to decide what's good for him. E il diritto che ha ogni persona di decidere cosa è buono per lui. This freedom is the basic ingredient of the human form of life. Questa libertà di azione è l'ingrediente di base della forma umana di vita. It includes the freedom to do the wrong thing. E include la libertà di fare anche gli errori. So the whole Bhagavad Gita is focused on that. Quindi tutta la Bhagavad Gita mette a fuoco questo. For example, Krishna says, per esempio, Krishna dice, Yante deva vratade van petrin yanti pti vrataha putani yante bucheya yanti mam jachivok bimam. He says, you can make your efforts to satisfy the universal power heads. Tu puoi fare i tuoi sforzi per soddisfare le grandi autorità dell'universo. Or you can try to please those who lived before you, the ancestors. Oppure puoi cercare di fare piacere a quelli che hanno vissuto prima di te, cioè agli antenati. Or you can also try to get benefits and pleasing the subtle beings, the spirits, the ghosts. Oppure puoi anche cercare di trovare il tuo vantaggio nel adorare gli esseri sottili, i cosiddetti spiriti o fantasmi. That is also possible. È possibile anche questo. And the Lord says, e il Signore dice, if you worship the demigods, you will go to the demigods. Se adori gli dei, allora diventerai come gli dei. If you worship the ancestors, you will go wherever they are now. E se adori gli antenati, vai dove adesso sono gli antenati. If you worship and you make contracts with the ghosts, e se invece adori oppure fai delle unioni, ti combini con i fantasmi, when you die you become a ghost as well. Quando muori diventi anche tu uno spettro. And you join them. E ti unisci a loro. They're already waiting for you. Ti stanno già aspettando. And then Krishna says, and if you worship me, e Krishna dice, ma se adori me, then you can come to me. Allora vieni da me. Then I will receive you in my world. E ti riceverò nel mio mondo. So the whole idea of freedom is so important. Quindi tutta l'idea della libertà è importantissima. Without freedom you cannot decide anything on your own. Senza libertà uno non può decidere niente. In our Vedic culture, thank you to Srila Prabhupada. E nella nostra cultura vedica, grazie a Srila Prabhupada. He has given us freedom to decide on our own to each and every one of his disciples, specifically those who have gotten the second initiation. E Srila Prabhupada ha dato il diritto di decidere per la propria sorte a tutti i discepoli, specificatamente a quelli che hanno avuto la seconda iniziazione. As soon as you become a Brahmin, quando uno diventa un brahmino, un brahmana, of course that is a training process. Ovviamente c'è un percorso, un training. If you don't let yourself to be trained, se uno non vuole insegnamento da nessuno, then this can also be a fake Brahmin. Allora questo diventa un brahmino finto. But the real Brahmin has to decide, yes, this is right and this is wrong and this is what I do. Ma il vero Brahmana deve decidere, bene, questo è giusto, questo è sbagliato e questo è giusto. E la cosa giusta è quella che fa. Samodamasta passa ucciam chanti arjavam eva cha.
Krishna gives exactly the description of what the qualities of a Brahman is. E quindi Krishna dà esattamente la descrizione di chi è un Brahman. They have capacity. Loro hanno capacità. They can make such decisions. Loro possono prendere decisioni. They will dedicate themselves to the welfare of all. Loro si possono dedicare al benessere di tutti. And therefore they do not have to fear for any reactions for their actions. E siccome hanno agito in questo modo, non hanno da avere nessuna paura per le reazioni. Karma or work can be scheduled in many different types. Il karma, che si può tradurre anche come lavoro, può essere espresso, fatto in tanti modi differenti. In karma kanda, for example, the individual is making negotiation with the higher powers. Per esempio, nel karma kanda, l'individuo fa una negoziazione con i poteri supremi. So he says, I will do this work and this work so that at the moment of death I will be elevated to the higher planets. E quindi dice, io faccio questo lavoro, quest'altro lavoro, di modo che quando muoio poi sarò portato nei pianeti più alti. Or some people, they just want to have temporary benefits here. Oppure uno vuole semplicemente dei benefici temporanei adesso. What do I do to get a beautiful wife? Cosa posso fare per avere una bella moglie? What do I do to make a lot of money? Come posso fare per fare un sacco di soldi? What do I do to become very famous? Come posso fare per diventare famosissimo? And then there's prescriptions for that. E allora ci sono delle prescrizioni. You do this and this and this and then you will get result. Tu fai questo, questo e quest'altro e ottieni il risultato. And thousands of people follow that. E un migliaia di persone seguono questa via. Then other person he says, I'm sick and tired of this material world. I don't want to be born again in this world. E invece qualcun altro dice, io non ne posso più del mondo materiale, non voglio più nascere in questo mondo. So this is a possibility also. Anche questa è una possibilità. Then you have to try to give up the attachments to this world. E che certamente uno deve provare a mollare, lasciare gli attaccamenti per questo, a questo mondo. And try to absorb yourself into the impersonal Brahman. E cercare di assorbire se stesso nel Brahman impersonale. Many people insist on that. Molta gente si dà da fare per questo scopo. That's what they want. È quello che vogliono. So this is the path they are going. Quindi questo è il sentiero che stanno percorrendo. Other people, they want to have mystic powers. Altra gente vuole poteri soprannaturali. They go to the yoga or to the meditation, hoping that they can gain some mystical powers. E allora fanno yoga o fanno meditazione sperando di ottenere dei poteri soprannaturali. Like so many people have admired some yogi because he claims that he can produce ashes or he can produce some items by mystical power. E c'è gente che dà retta a dei cosiddetti yogi che possono produrre per cosiddetti poteri mistici delle ceneri oppure degli oggetti, far apparire degli oggetti. So there is a big question in this connection. Quindi va capita bene la faccenda in connessione di questi fatti. Is it really a boon and a great accomplishment to manifest some material thing from one place to another? Per esempio, quindi la cosa sulla quale riflettere, è veramente un vantaggio saper far sparire una cosa da una parte e farla apparire da un'altra? I mean, is that really so important? È veramente importante? All the transport organizations, they are pretty expert in this. Ci sono le agenzie di trasporti che sono molto più esperte a fare. So you say I can do it with mental power. I don't need the transport organization. E uno dice io lo posso fare con i poteri mentali. Che me ne importa delle compagnie di trasporto? But then they're just making a show. Però e questi quindi ne fanno uno show. One of my friends, he went to South India. Una volta un amico di Maharaj andò nel sud dell'India. And there is one of those gentlemen who claims that he can produce items out of the sky.
E c'era uno di questi signori che dicono in giro di essere capace di far apparire le cose così, dal niente. And so quindi he the yogi manifested for him an Ishinga deity. E quindi questo yogi manifestò per lui una immagine sacra di Nrsimha. And he gave it to him. E gliela dette. He said, now you're hooked. E disse, tu adesso sei esaudito. Yeah, Nrsimha Dev has manifested for you. Quindi Nrsimha Deva si è manifestato per te. So when he came to me, quindi questo amico andò da Maharaj. Then he was so proud. Oh, Nrsimha Dev manifested to me. E diventò così orgoglioso. Nrsimha Deva si è manifestato per me. And it, the deity looked very nice, shining gold. E questa immagine sacra era molto bella, era oro zecchino, oro brillante. But when I looked a little bit more closer at the Nrsimha deity, però quando insomma la guardò un po' più nei particolari da vicino, I saw that it was a very cheap brass. Che invece era ottone proprio dei peggiori. And it had been given like a little shining wash over. Sì, gli avevano fatto una doratura a immersione, poco però, molto sottile. So I told him, I mean, if yogi can manifest something from one place to another. E allora Maharaj gli ha detto, ma se questo yogi può fare in modo che una cosa sparisca da una parte, appaia da un'altra. Why is he not bringing gold immediately? Perché non te l'ha portata d'oro direttamente? Well, he first has to take a breast multi, give it to a shop that they can make it. Qual era lo scopo di manifestare una immagine sacra di ottone che qualche laboratorio poi ci ha fatto la placcatura d'oro sopra? So, I mean, okay, if somebody gets telekinesis. Quindi c'è qualcuno che cerca la telecinesi. Somebody has telepathy power. Qualcuno ha poteri telepatici. Why not? Perché no? What is the big deal? E però insomma alla fine. But can that solve our problems? E uno può risolvere problemi in questo modo. Is that going to change our life? Questa cosa può cambiare la vita di qualcuno. Only the work which is done to please Vishnu. Tu solamente il lavoro che viene fatto per fare piacere a Vishnu, only that can do it, make create change in everything. Solamente questo tipo di lavoro può creare cambiamento. And that is noble activity. E questa è un'attività nobile. Even if you do something imperfect, but you do it for God, that is better than a perfect action which you just do for yourself or for your enemy. Anche se fai una cosa fatta male. Però anche se ti viene fatta male, però questa cosa è fatta per soddisfare Dio, è molto meglio che se fai una cosa fatta perfettamente ma per soddisfare te stesso. In other words, the action is not so important, it's the attitude which is important. In altre parole, in definitiva, non è importante l'azione quanto l'attitudine. È importante l'attitudine, non l'azione. So our connection with the infinite, with the invisible, that is more important than your connection with the temporarily visible. Quindi la connessione con l'infinito, con l'invisibile, è molto più importante che la connessione che abbiamo con il temporaneo e visibile. Especially if you consider that all the visible things very soon are going to be invisible as well. Anche se poi considerate il fatto che le cose che adesso sono visibili molto presto diventeranno invisibili. So what you want to worship, the visible or the invisible? Quindi cosa volete adorare, il visibile o l'invisibile? So the Bhagavad Gita says in the second chapter, focus on the soul, my friend. Quindi la Bhagavad Gita dice nel secondo capitolo, amico mio, concentrati sull'animo. Very clearly Krishna says, you are the soul, you are not this body. E Krishna dice molto chiaramente, tu sei l'anima, non sei il corpo. Ante vanti ime deha, that which is inside the soul, inside the body, that is indestructible, that is the soul. La cosa che è dentro il corpo, quella è indistruttibile e quella è l'anima.
And we have to learn to control our senses and dedicate ourselves to higher purpose. E noi dobbiamo imparare a controllare I sensi e dedicare noi stessi a scopi elevati. The Bhagavad-Gītā explains it so sweetly. E la Bhagavad Gita spiega tutto ciò in maniera dolcissima. And also explains us all the precautions we should take. E spiega anche le precauzioni che uno deve prendere. For example, Krishna says in the Bhagavad Gita that you should see the soul everywhere. Per esempio, Krishna dice nella Bhagavad Gita, tu devi vedere l'anima ovunque. Vidya vinaya sampade brahmani gavi hastini tuni chai vaspa qua spapaki cha pandita samadarshina. You should see with equal vision all living entities. Tu devi vedere con visione equanime tutte le entità viventi. You should not say, oh, this is my friend, this is my enemy. Non devi vedere quello è mio amico, quello è mio nemico. You should see all the living entities, whether they are from a high family, low family, cow, dog, elephant, all you should see in the same category. Devi vedere tutte le entità viventi nella stessa categoria, sia che si tratti di una famiglia elevata, famiglia non elevata, oppure un cane, una mucca, un elefante, tutti nella stessa categoria. The wise and gentle person, he sees things like that. Quindi, quindi la persona retta e buona vede le cose in questo modo. So this is all we can say about this topic. Quindi ciò, questo è quello che possiamo dire su questo argomento. The words of Lord Krishna are authoritative. Le parole del Signore Krishna sono autorevoli. He also says that whatever you do in the service to the Lord, this is only successful by His mercy. E dice anche che tutto quello che uno può fare nel servizio al Signore ha successo solo perché lui è misericordioso. That means every moment we are living in this material world, we are depending on this divine grace which is over our head continuously. E significa che ogni minuto che passiamo in questo mondo noi dipendiamo da questa grazia divina che è su di noi continuamente. We are creating these illusions as if something depends on us. Noi abbiamo creato questa illusione per la quale ci sia qualcosa che dipende da noi. When in reality, quando in realtà, we are being maintained. Quando in realtà noi siamo mantenuti. We are maintained in every breath, in every glass of water, in every plate of food. Noi siamo mantenuti in vita con qualsiasi, con ogni respiro, ogni sorso d'acqua, ogni boccone di cibo. There's only one thing we really have. E c'è una sola cosa che realmente abbiamo. Our power of decision making. Che è il nostro potere di prendere decisioni. That's why Krishna speaks to Arjuna very clearly. È per questo motivo che Krishna parla ad Arjuna in modo molto chiaro. What decision are you going to take? Che decisione prenderai? Which way are you going to go? Che via sceglierai di percorrere? Are you working for the welfare of all? Lavori per il benessere degli altri? Di tutti? Are you thankful for everything you have received? Sei grato per tutto quanto hai ricevuto? Or you just don't care for all these things? O semplicemente non te ne frega niente di tutto ciò? Sincerely speaking, my dear friends. Quindi parla sinceramente, amico mio. When you do things according to Krishna's sweet will. Quindi sinceramente, amici miei, quando uno fa le cose in accordo al volere di Krishna, your activities become glorious. Le vostre attività diventano gloriose. Even though you don't know much. Anche se non ne sapete tanto. Look at my life, for example. Per esempio, Maharaj dice, guardate la mia vita. I joined my spiritual master as a young student. Io mi sono unito al mio maestro spirituale come giovane studente. Practically I had no idea. Praticamente non avevo nessuna idea. Full of ignorance. Ero pieno di ignoranza. But I was very happy that I finally found my spiritual master. Però ero molto felice che finalmente avere trovato il mio maestro spirituale.
And now I'm just called from one place to the other because I met him and because I can speak about him. E per il fatto di averlo incontrato e per il fatto di poter parlare di lui, mi chiamano da una parte all'altra. So this I experienced personally that so much love and appreciation you get simply because you follow the path of love given by Prabhupada. Quindi mi sono accorto quanto apprezzamento ricevi semplicemente per seguire la via dell'amore come è stata stabilita da Prabhupada. So working is going on regardless. Quindi in ogni caso il lavoro va avanti. If we try to not act, se proviamo a non agire, simply by becoming inactive, semplicemente diventando inattivi, that is also activity. Anche questo diventa, anche l'inattività diventa un'attività. So in one way or another you can't really escape from this situation. In realtà in un modo o nell'altro da questa situazione non si scappa. Just learn from the Bhagavad Gita how to engage yourself in such activities that they will be beneficial for you. Quindi impariamo dalla Bhagavad Gita come si fa ad impegnarsi in quelle attività che per noi sono di beneficio. Every day in this world is another chance to do things right. Ogni giorno in questo mondo è un'altra possibilità di fare le cose fatte bene. And there's a chance to do things wrong. E c'è anche la possibilità di fare le cose sbagliate. And our process is chanting the names of God to become strong. E il nostro processo è di cantare il nome del Signore per diventare forti. To become strong, to make the right decisions and to have the right criteria. Per avere la forza per fare le, per prendere le decisioni giuste secondo i giusti criteri. Therefore, when we chant the Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quindi quando cantiamo il Mahamantra Hare Krishna, then we are pleasing the Lord who is in the heart of everybody. Noi stiamo facendo piacere al Signore che è nel cuore di ognuno. And this will change your consciousness. E questo cambierà la nostra coscienza. We can all change our consciousness. Tutti dobbiamo, possiamo cambiare la nostra coscienza. If we dedicate ourselves to such activities which are beneficial for all. Se noi ci dedichiamo a quelle attività che sono di beneficio per tutti quanti. And many people have no idea what that means. E un sacco di gente non ha idea in cosa consista tutto ciò. Many people are hopeless, some people even commit suicide because they don't know what to do. E un sacco di gente è senza speranza, c'è gente che si suicida perché non sa cosa fare. Whereas actually according to Bhagavad Gita is so simple. Quando invece secondo la Bhagavad Gita è una cosa tanto semplice. Do something for the welfare of all. Fai qualcosa per il benessere degli altri. Be active in this world. Sii attivo in questo mondo. For the truth. Per la verità. Even if that means you have to give up some comfortable position. Anche se devi lasciar perdere, se devi perdere qualche posizione confortevole. So many people are in comfortable positions. Un sacco di gente è in belle posizioni confortevoli. But they are not helping anybody. E non danno una mano a nessuno, non aiutano nessuno. Just to manage all these things they have, all their time is gone. E però a un certo punto si ritroveranno che il tempo è andato. And then comes the teaching of Lord Chaitanya. E qui ci viene a proposito l'insegnamento del Signore Chaitanya. Srila Prabhupada and Krishna. Di Srila Prabhupada e di Krishna. Then they tell you immediately what is right to do. Che ci dicono immediatamente cosa è giusto fare. Not only that. Non solo questo. They even tell you if you want to live with them that how can you join the practical devotional community. E ci dicono anche che se uno vuol vivere con questo tipo di attitudine come si può unire ad una comunità spirituale. How to become an activist of the rights of Mother Nature, for example. Come per esempio diventare un attivista per i diritti di Madre Natura. How to be participating in spiritual social welfare work.
come per esempio lavorare nel lavoro sociale spirituale. Or for example, simply how to make sure our brothers and sisters are not in this full ignorance education and they get some proper instruction. O per esempio, come cercare di fare in modo che i nostri fratelli e sorelle non siano nell'ignoranza piena caratterizzata da questo tipo di educazione, ma che trovino una vera conoscenza. When such things can be seen, quando si possono vedere cose del genere, then you can understand that somebody is actually working in a proper way. Voi poi vi potete accorgere, quando escono fuori dei risultati del genere, vi potete accorgere che qualcuno sta agendo nel modo appropriato. But our society is not very eager to inform people. Ma la nostra società non è molto favorevole ad informare le persone. The knowledge which is being distributed to the people nowadays, la conoscenza che viene propinata alla gente oggi, is practically non-critical with your same suicidal lifestyle. È praticamente consiste nell'essere acritici rispetto al nostro suicida sistema di vita. And to have the idea that God is not important, that we just have to be happy. E di avere l'idea che Dio, che ci importa di Dio, noi dobbiamo essere felici. So these things, they are amazing. Queste cose sono sorprendenti. Very amazing. Molto sorprendenti. How this world is simply going against the wonderful instructions of Lord Krishna. Come questo mondo semplicemente vada contro le meravigliose istruzioni di Krishna. And our spiritual teacher Srila Prabhupada, he risked his life. E il nostro insegnante spirituale Prabhupada ha rischiato la vita. So that we will understand what's right and what's wrong for us. Perché noi possiamo capire cosa è sbagliato e cosa è giusto per noi. And it is our duty to convey this information to others whatever way possible. E è nostro dovere veicolare queste informazioni a tutti gli altri ovunque sia possibile. So it's not always easy. E quindi non è sempre facile. To make the right decision. Non è sempre facile prendere le decisioni giuste. For that purpose we always should keep good company so we can counsel with others what's right and what's wrong. E quindi in questa maniera, per questo motivo noi dobbiamo stare sempre in buona compagnia in modo da consigliarci con gli altri per ciò che è bene, per ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Like for example there is now a new fashion in the world. Per esempio adesso c'è una nuova moda. You're supposed to make spiritual advancement if you take a certain potion of some plant from the Amazons. Che c'è una nuova moda per la quale fai progresso spirituale se prendi una pozione fatta con una pianta dell'Amazzonia. They even claim it gives you spiritual advancement. E ti dicono anche che in quel modo fai avanzamento spirituale. So in this way it became a very good new fashion, a new business. E quindi una cosa del genere è diventata una nuova moda e un nuovo affare. So you need to have good information. Quindi ci serve avere informazioni buone. What is this all about? E cosa riguarda tutto ciò? But if you have a spiritual master like Srila Prabhupada, ma se hai un maestro spirituale come Srila Prabhupada, you know you're not supposed to take any intoxication. Si suppone che uno non si prenda delle droghe. With the intoxication, this is you can alter your mind, you can have many different stages, but you will not get spiritual advancement. Con le varie droghe uno può percorrere vari stadi della mente, ma di avanzamento spirituale non se ne parla proprio. Ok, some people say I smoked marijuana and then I changed my life. Qualcuno ha detto io fumando marijuana ho cambiato la mia vita. Well, maybe some people do through such a through such an experience. E c'è gente che con esperienze di questo tipo. They can understand that life must be more than just watching television.
possono capire, con esperienze di questo tipo, possono capire che la vita è qualcosa di più che guardarsi la televisione. And wearing dresses with the name brand on it. Avere vestiti con filmati. And then you may understand that. E voi potete dovete capirlo. But there's no question that spiritual dimensions can be achieved simply by taking some substance. Ma non c'è proprio storia che la dimensione spirituale possa essere raggiunta con qualche sostanza. Otherwise Krishna would have mentioned it in the Bhagavad Gita. Anche perché se no Krishna l'avrebbe menzionato nella Bhagavad Gita. He would have said, oh, get this green vine from the Amazons and you'll be fine. E l'avrebbe detto, prenditi, beviti questo vino verde dell'Amazzonia e sarai a posto. But no way. Ma non c'è modo. Change of consciousness will only come about. Il cambio della coscienza viene solo da when we are surrendered to the sweet will of the Lord. Quando siamo arresi al dolce volere del Signore. And when we start to act in this consciousness. E quando cominciamo ad agire con questa consapevolezza. When we start to manage our money in this consciousness. Quando cominciamo a maneggiare anche i nostri soldi con questo tipo di coscienza. When we start managing our food intake under those points of consideration. Quando noi con questo tipo di coscienza abbiamo a che vedere anche col cibo. Then it will be seen. Allora noi vedremo i risultati. What you are actually investing in your life. Allora vedremo che tipo di investimento hai fatto nella vita. Whether your spirituality is has substance. Se la tua spiritualità è di sostanza. And that you can actually help others. E che tu effettivamente puoi dare una mano agli altri. Healers heal thyself. Il medico cura se stesso. You have to cure yourself if you want to offer some cure to others. Devi prima curare te stesso se vuoi offrire qualche cura agli altri. Therefore, we recommend to everybody to study the Bhagavad Gita very profoundly. E quindi raccomandiamo a tutti quanti di studiare la Bhagavad Gita in modo veramente profondo. And I thank you so much for dedicating yourself to this search so that you came here today. E per il fatto che siete venuti qua, io Guru Maharaj ringrazio a tutti perché siete dedicati a questa ricerca. Get the Bhagavad Gita and find out what is the truth. Quindi procuratevi una Bhagavad Gita e cercate la verità. And then decide whether you want to also live the truth. E decidete se questa verità la volete vivere. And you will discover. E lo scoprirete. That more than 95% of everything which is there being explained. E il 90% delle persone che sono qui possono spiegarlo. That is to be understood. E cosa deve essere capito? Through the power of common sense. E tutto ciò deve essere capito per il potere del senso comune, del buon senso. Spirituality and common sense, they are always together. La spiritualità e il buon senso sono sempre insieme. Of course there are some informations which are simply beyond our mind. Certamente ci saranno delle informazioni che sono semplicemente al di là della nostra mente. But the real spiritual, rational intelligence. Però la reale, spirituale, razionale intelligenza. The real spiritual, emotional intelligence. La reale, emozionale intelligenza spirituale. And the real spiritual intelligence. E la reale intelligenza spirituale. They will all lead you to the one and simple solution. Loro ti porteranno all'unica e semplice soluzione. The last word is always being reserved by the supreme author. Che l'ultima parola è sempre del supremo. We cannot know everything. Noi non possiamo sapere tutto. But we can be open towards the divine guidance. Però siamo aperti alle parole della divina guida. So I don't want to
extend this very much. E Maharaj dice, non mi voglio dilungare tanto. Because you also have another drama coming up tonight, is that right? Sì, perché stasera ci sarà uno spettacolo. So we will have we are very excited to see what this new drama is all about. Quindi siamo veramente eccitati, per ansiosi di capire su cosa verterà questo nuovo spettacolo. And the Bhagavad Gitas, you can also get them here in in Bologna. E la Bhagavad Gita la potete prendere a Bologna. So you can study more about all these things. Quindi voi potete studiare di più riguardo a questi argomenti. And visit those people who dedicate their life to this type of. E visitare le persone che hanno dedicato la loro vita a questi argomenti. And they can answer all the questions you may have. E voi possono rispondere a tutte le domande che potete presentare. Because all the questions which we may have, perché tutte le domande che possiamo avere, they are already answered in the scriptures. Sono già risposte nelle scritture. I feel very happy to come here another time to Bologna. Io sono molto contento di venire per la seconda volta a Bologna. And I hope to be able to visit you once again. E mi piacerebbe e spero di potervi visitare ancora una volta. Thank you.